Aspetta, non è sca. No, è quella mia. Dai, sei uno stronzo. Mi sto veramente, c'è la luce, capito? Viene molto meglio. Al ritorno invece tranquillo, no? Canzone d'amore più bella di quest'estate, poco ci manca. I Moda con Sono Già Solo qui su RDS. Ancora buon pomeriggio a tutti, siamo Filippo Firri che vi sta parlando da Radio RDS, c'è il nostro Alessio Paluretto, Retterò di là in centro. Sapevate che gli artisti che hanno più fama di essere dei divi capricciosi ai limiti del possibile sono i tenori e i soprani? Sembra addirittura che più creino problemi, più facciano scenate isteriche ai poveri sottoposti o ai poveri colleghi, più la loro fama diventa leggenda. Come gira strano al mondo, eh? Tra le superstar in assoluto più odiate dai propri collaboratori, al numero uno c'è sempre l'evergreen Whitney Houston. Lei è terrorizzata dal buio, dunque pretende, e così ha fatto anche durante l'ultima tournée, di trovare nei suoi tour una stanza attrezzata con un impianto elettrico autonomo, perché nel caso in cui ci fosse blackout, lei non può rimanere. Immaginate quanto siano impazziti tutti quelli che ruotano intorno a lei. Non è da meno Britney Spears, che avrebbe stabilito una multa di $4,000 a chiunque passi una telefonata in camerino, e promette bene, sapete chi? Anche il giovanissimo divo di Twilight, Taylor Lautner, il Licaro, che avrebbe un risarcimento di $300,000 perché il camper che lo doveva seguire durante le riprese del nuovo film è arrivato con una settimana di ritardo, e lui per una settimana si è dovuto accontentare di un camper della produzione, non quello super lusso che aveva scelto. Ho sentito una in miniera, che l'ha detto? You think you like place to be? You think you like place to be?
Santa Maria. Daniel, and I'm Shadow with Nickelback. Hello, this is Beyonce. Hi, this is Brian Johnson from ACDC, and the music we all love is on Virgin Radio. Velvet Rope degli anni 90, mi ricordo anche Napoli, Coca-Cola, stappalo. Questo è che faccio io, no? Cioè, 600 metri sopra questa giotonda.
affacciano le riprese della città e poi in mezzo c'è butto tutti i frammentini del viaggio. Sai che non te la prendi? Capito? Viene una figata. A velocità quattro beccato, capito? Mi piace molto questa novità di Nerd, insieme a Nelly Furtado, Hot and Fun. Andate a testa alla rotonda, prima uscita. Cioè, good. Anche parlare, sì, mamma.